questa puntata. Approvato il nuovo statuto regionale. Mozione per lo scioglimento dei movimenti eversivi. Sgravi fiscali per le aree interne. A Certaldo torna Boccaccesca. L'Assemblea legislativa della Toscana ha approvato in prima lettura la riforma dello Statuto con una maggioranza molto ampia. L'Aula ha approvato una riforma che prevede la possibilità per il Presidente della Giunta di nominare un sottosegretario e l'aumento da 5 a 7 membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione, perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza, e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli. Non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo, perché provocava un aumento di costi, e siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana, e non è chi sarà domani il sottosegretario, a me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi quelli più caldi ora, penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore, esattamente come per l'Ufficio di Presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte, o più forze politiche siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola giunta del Consiglio, e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile. Siamo approdati ad una soluzione che, raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta ad un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità, e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione. Noi abbiamo proposto due cose: che il sottosegretario, qualora si volesse istituire, fosse esterno, avesse un meccanismo di indipendenza, perché ci deve essere la separazione dei poteri tra potere legislativo e potere di governo, come avviene in Parlamento, fra governo e Parlamento, fra Giunta e Consiglio c'è una separazione netta, perché la nostra è una regione che, come di fatto avviene rispetto al sistema elettorale, è una funzione di carattere presidenziale. E poi abbiamo chiesto una cosa importante: la parità di genere. Tutti ne parlano, tutte le forze politiche mettono il tema della parità di genere, e poi è solamente Italia Viva che fa la battaglia per la parità di genere. Ma c'è da dire che il testo, da come usciva di Giunta, è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito. E effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'Ufficio di Presidenza, dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare
su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto 9 assessori e 2 sottosegretari esterni, che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana, semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto, che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore, e sia all'allargamento dell'ufficio di presidenza, perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche, naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo: che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale. E l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio, due, a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero, senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. Va sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire 2 poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una, e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averla pensata. Una mozione per la ferma condanna dell'attacco alla sede nazionale della CGIL a Roma e per lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti di chiara ispirazione neofascista è stata presentata dal PD in aula al Consiglio regionale della Toscana col capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che ha chiesto l'inserimento dell'atto nell'ordine del giorno. Noi in questa mozione chiediamo al Governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno all'apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno, ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione, che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè, della nostra legislazione, della nostra Costituzione, non può far parte, insomma, di quello che è il nostro vivere civile. Tutto quello che si rifà al fascismo ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Io spero che il Consiglio regionale si possa discutere. Si discute solo ad una condizione, per l'ordine dei lavori, che ci sia l'unanimità di tutte le forze politiche. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi da parte dei Novax e delle forze neofasciste che ci sono in questo Paese, sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo, e io credo che il Governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente. Io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al Governo e al Parlamento. Questi facinorosi di chiara matrice di destra, cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati, ai vertici dei loro partiti, hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea, magari non condivisa da me o da altre persone, ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade, cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso. Quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio. Quindi è bene che le istituzioni, soprattutto gli organi inquirenti, approfondiscano cos'è accaduto e condannino fermamente tutti i responsabili, perché non diventino poi seme di altri eventi di questo tipo. Intanto ferma condanna nei confronti di tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica. Questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di Forza Nuova, ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali.
Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale, proporremo degli emendamenti prima di votarla, ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio. Sgravi fiscali per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. È quanto chiede al governo la proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana e votata all'unanimità dal Consiglio regionale. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo, quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non di quelle collegate alle città, ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono, diciamo, incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza, è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità. Il percorso è stato, diciamo, affrontato da tutti i commissari, siamo arrivati a questa proposta unanime, votata in Consiglio regionale da tutte le forze politiche. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna, perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali. La montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. Pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre, diciamo, hanno le aree interne, ma non solo, penso anche alle isole hanno. E la Commissione Aree Interne proprio cerca di mettere il focus su questo, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la Commissione Costa, perché si può dire che la Toscana è ovunque bella, uno slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile. Fine settimana all'insegna del gusto e del buon vivere a Certaldo per la 23esima edizione di Boccaccesca, una rassegna nata con lo scopo di far conoscere il territorio attraverso i prodotti agroalimentari e artigianali, promuovendo tutta la produzione locale. Il titolo Voglia di Vita dà esattamente quello che è il senso del tempo che stiamo vivendo, la voglia di ripartire, la voglia di vivere con speranza dopo un tempo difficile, ed è bello poterlo fare anche raccontando un grande scrittore, narratore che davvero ha segnato non solo la vita di Certaldo ma dell'intera Toscana, dell'intero paese. E quando attraverso alla fine il periodo difficile, la peste del 300, ci raccontava la voglia di aprire uno spazio di narrazione per far iniziare con speranza a guardare al futuro, ecco, io vedo questo paragone, questo sillogismo che però ci permette anche di far conoscere i nostri prodotti, le nostre tradizioni, e insomma è un momento di festa, un momento bello, un momento da andare a vivere tutti insieme a Certaldo.